La marionetta è una presente fin dall'inizio. No. When Sparks proposed the project, I thought, you know, like any project, any interesting project, it seems impossible. It always starts with something impossible. In this case, it was, how am I going to find a little girl from, you know, 0 to 5 years old who can sing? So, you know, then, of course, can't be a real little girl. I didn't want it to be 3D, I didn't want it to be a robot. I thought these were anti-emotional solutions, so, and I knew nothing about puppets, but I thought, okay, a puppet, and there's obviously Pinocchio. That's all I knew about puppets, I think. And then it took years to find the right puppeteers. So, first in America, we looked, then in Japan, and then finally we looked. From young puppeteers in France. Quando in realtà gli Sparks hanno presentato questo progetto, non avevamo un'idea chiara, ma questo perché quel progetto appena presentato ci è sembrato impossibile. D'altronde, per essere interessante un progetto deve avere qualche cosa di impossibile al suo interno. Una volta accettato quindi di avviare il progetto, mi sono chiesto come facciamo adesso a trovare una bimba fra 0 e 5 anni d'età che sappia cantare. Ovviamente la cosa sarebbe stata impossibile. Ad ogni modo non volevo che ci fosse un 3D, volevo che la cosa insomma fosse quanto più realistica, quanto più vera, ma come dicevo prima non sarebbe stato possibile trovare una bimba. Non volevo nemmeno accontentarmi di un robot perché pensavo che sarebbe stata una soluzione assolutamente anti-emotiva. Quindi abbiamo pensato a una marionetta. Però Pinocchio era l'unica cosa correlata ad una marionetta che io potessi conoscere all'epoca e abbiamo iniziato a cercare quindi dei marionettisti che fossero capaci, abbiamo cercato in America, abbiamo cercato anche in Giappone e alla fine siamo riusciti ad arrivare a trovare questo marionettista assolutamente capace francese. The last scene in prison, because I thought the only one who could confront Henry was Annette. And first I met her, they said she's a puppet, how am I going to, and the whole thing, she doesn't talk, you don't see her talk. But if she confronts him, then he needs to become real, and that's what he sees, that she's. And it has been real all the time, but then he sees it. So then, of course, the problem was to find this little girl that could sing, act, and confront Adam Driver. So I think that's, sorry, I'm not answering the question, but that's the scene I'm the most proud of, is this prison scene where the child confronts her father. È difficile un pochettino comprendere, come dire, anche la traduzione nel momento in cui c'è la voce che si sente della persona insomma, che presenta la domanda. In ogni modo cercherò di rispondere al meglio. In realtà l'unica cosa che probabilmente riesco, come dire, a sintetizzare rispetto al tema della maschera è l'ultima scena in cui abbiamo appunto la scena in prigione. E Annette è l'unica che in quel momento poteva affrontare un confronto con il padre. Annette vediamo che in realtà non parla mai durante il film, ma nell'ultima scena lo fa e appunto ha un momento di confronto con il padre e sarebbe stato, come dicevamo prima, impossibile trovare una bimba tra 0 e 5 anni che avrebbe potuto fare tutte queste cose. Ma tramite questa maschera della marionetta riusciamo quindi a sviluppare questo personaggio anche fino ad arrivare alla scena finale in cui appunto c'è il confronto con la figura paterna.